Martedì 5 novembre, in 100 secondi, le breaking news di Alice Chan. Stati Uniti al voto, aperti i seggi per eleggere il 47esimo presidente americano, Kamala Harris contro Donald Trump sul filo del rasoio. Domani pomeriggio dalle 15 sui canali di Alice Chan, speciale primo piano sulle presidenziali USA per analizzare i primi risultati delle urne e gli scenari possibili su conflitti, sulle economie globali e rapporti con l'Europa. Anticipazioni sugli incentivi all'intermodalità presenti nella manovra di bilancio, ora all'esame della Camera, dovrebbe essere rifinanziato il C-Modal Shift, 60 milioni di euro spalmati su 5 anni ad integrazione delle risorse già stanziate, ulteriori 50 milioni anche per il ferro bonus, ridimensionate invece le risorse per infrastrutture ferroviarie, cold ironing e rinnovo flotte. Nessuna ripresa per il mercato auto italiano, non si arresta il calo delle immatricolazioni che ad ottobre perdono il 9% annuo, l'URAE rivede al ribasso le stime per il 2024 che chiuderà con un più 1,5% sull'anno precedente, sarà piatto anche il mercato 2025, arretra al 4% la quota delle elettriche. Intanto continuano a salire le tariffe dell'RC Auto che a settembre registrano un più 6,8% annuo in termini nominali, attestandosi a una media di 414 euro a polizza, secondo l'IVAS. Rispetto a gennaio 2022 la crescita dei prezzi è pari al 17,3%. Ora i trasporti su ferro, disagi oggi alla circolazione ferroviaria per lo sciopero nazionale di 8 ore del personale di Trenitalia e Italo, la protesta proclamata dai sindacati dopo l'accoltellamento di un capotreno avvenuto ieri su un convoglio regionale a Genova. Infine mercati finanziari, caute le borse europee che guardano gli Stati Uniti e alla lunga notte elettorale che sancirà la vittoria di Kamala Harris o Donald Trump, attesa anche per la riunione della Fed che giovedì dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base, spread sui 128 punti, poco mossi i prezzi di gas e petrolio. È tutto per le breaking news di oggi, buona giornata.